Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi mostrerò dei nuovi accessori per la nostra macchina. In questo caso parliamo di un Audi A4 8K. Questi accessori della Kibo R, come già vi ho fatto vedere, sempre anche altri accessori della stessa marca della Kibo R, li abbiamo acquistati su AliExpress. E adesso vi farò vedere di cosa si tratta. Ecco qua ragazzi, adesso vediamo cosa c'è all'interno dello scatolo. Apriamo la confezione. Ci sono due coppie di specchietti, destra e sinistra, e in più abbiamo anche degli attrezzi per poter smontare e rimontare quegli specchietti, che adesso vi farò vedere. Andiamo con il primo e vediamo come sono fatti. Ecco qua. Questo qua è per lo specchietto di destra. Vi posso garantire che è veramente fatto bene, lo specchietto veramente anche diciamo al tatto. Sono in ABS, sono molto abbastanza resistenti. E sicuramente danno un bel effetto alla nostra macchina. Anche la confezione è fatta ben protetta. Ci sono, vedete, come avete visto, due buste per quanto riguarda l'imballo. Ecco. E in più un'altra busta molto più delicata per quanto riguarda per non farlo graffiare. Ecco qua, questo qua è lo specchietto di sinistra e anche questo è veramente fatto bene. In più, come vi dicevo, c'è un piccolo kit per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio dello specchietto. Questo kit qua è compreso di una leva in plastica, abbastanza solida. Non so se riuscite a vedere, ecco qua, un chiavino Torx, dovrebbe essere misura 10, un T10 dovrebbe essere. Ok, adesso vi faccio vedere il sito, il link dove abbiamo acquistato. Ad ogni modo, stesso nella descrizione del video, vi metterò tutti i link sia delle calotte direttamente e sì anche dello store direttamente su AliExpress, lo store del rivenditore. Rivolsiamo tutto nuovamente. Li mettiamo direttamente solo in queste buste qua, così che dopo scendiamo e le montiamo pure. Il sito dove sono state acquistate queste calotte è AliExpress. Una volta entrati sul sito nella home, andate qui in cerca e scrivete Kibo Air copertura A4, o indifferentemente dalla macchina che voi avete, che sia un Audi A3 o un Audi A5 o altre macchine. Andate a selezionare la vostra macchina. In questo caso selezioniamo l'A4, andiamo su ricerca. Ecco qua, adesso vi do tutti i risultati per la marca e per il modello della mia macchina. Ecco qua, andiamo qua, ci clicchiamo sopra. Ecco qua, e una volta entrati direttamente nello specifico degli specchietti, della copertura degli specchietti, andiamo a selezionare la nostra macchina. Che sia un Audi A3, un 8P, un Audi A4, un Audi A5, un RS3, un RS4, un RS5. In base al modello selezioniamo il nostro modello, selezioniamo il nostro modello e andiamo su qui acquista ora. Una volta acquistati, i tempi di consegna a me sono arrivati in
15 sotto una ventina di giorni, veramente veramente molto veloci, riguardante veramente veramente molto veloce. Parlando proprio di AliExpress, mediamente ci vuole minimo un mese, se non anche più, per gli articoli che andiamo a comprare su AliExpress. Ad ogni modo, all'interno della descrizione vi metterò il link diretto dello store del venditore di queste qua della Kivo Air. Vi metterò anche il link diretto per quanto riguarda queste, nello specifico, le mie calotte dell'Audi A4. Così che chi ha un modello di A4 come il mio, basta cliccare direttamente sul link che vi metto in descrizione e andate direttamente su questo modello qua, dove dovete andare a selezionare A4 B8,5 e vi arriveranno le calotte per la vostra macchina. Detto questo, sembra avervi detto tutto. Adesso scendiamo e andiamo a smontare le vecchie calotte e andiamo a rimontare le nuove calotte. Andiamo. Ed eccoci qua, ragazzi. Adesso smonteremo le calotte per andare a montare quelle appena viste. Ecco qua, ad ogni modo per comodità iniziamo con lo specchietto di destra e poi andiamo a fare quello di sinistra. Adesso vi farò vedere come si smonta prima lo specchietto, poi la calotta e poi dobbiamo togliere la freccia per smontarla da sopra la calotta. Come prima cosa, per togliere il vetro dello specchio dobbiamo andare a fare leva con questo attrezzo che è uscito all'interno dello scatolo della confezione, così da questo lato. Così andarlo a sganciare dalla sua sede. Ecco qua. Una volta sganciato, andiamo a togliere questa predisposizione di questo connettore qua e poi ci togliamo tutti e due questi connettori qua che sono la resistenza all'interno dello specchio. Ci sganciamo prima il primo e poi il secondo. Ok. Una volta fatto ciò, tocca lo specchietto, smontare lo specchietto. Per smontare lo specchietto dobbiamo, quello che vi consiglio io è di smontare il motorino dello specchio con il chiavino Torx che ci è uscito in dotazione. Lo smontiamo del tutto, lo togliamo. Ecco qua, e stacchiamo il connettore. Ecco qua. Posiamo anche il motorino. E perché ho detto smontiamo il motorino? Perché per smontare la calotta ci sono dei vari ganci che dobbiamo andare a smontare, che adesso vi faccio vedere. Oltre a questi ganci, che sarebbe uno, sta in questo buchino che sta qua. Uno è questo qua che sta qua, adesso vi faccio vedere. Ecco, uno bisogna sganciarlo da qua dentro qua. Uno è questo qua. Poi dobbiamo andare a svitare questa vite che sta qua, questa vita stilla. E poi uno sta qua e uno sta dentro qua. Uno sta dentro qua. Uno sta qua. Uno sta qua. Uno sta qua e uno è la vite. Adesso vi faccio vedere. Ok, iniziamo con la vite stilla che sta posta qua sopra qua. La togliamo e ci sganciamo poi tutti questi ganci. Questo e questo. Ecco qua, sganciato tutto, se ne viene tutto. Una volta fatto ciò, ci andiamo a togliere il filo della freccia. Ecco qua, e ci sganciamo il suo connettore.
qua. Ci smontiamo la freccia, quella dinamica, con questi due viti, 1 e 2. E ci togliamo da dentro la calotta vecchia. Andiamo a prendere la nuova calotta, la togliamo dalla sua busta, ecco qua. Questa è la calotta nuova e questa è la vecchia. Come potete vedere, le calotte sono uguali in tutti i suoi dettagli, anche nelle sue rifiniture, i suoi ganci, in tutto, sono identiche alle originali. Allora, adesso prima di rimontare la calotta sullo specchietto, dobbiamo rimontare nuovamente la freccia al suo interno. Per montare la freccia dall'interno dobbiamo fare questa operazione qua. Così, e lo andiamo a innestare sul suo telaio, ecco qua, abbastanza facile. Ci andiamo nuovamente a installare le due viti, sempre con il chiavino di rotazione che ci è uscito. E 2. Ok, adesso andiamo a installare la calotta. Ecco qua. Per installare la calotta, come primo passo, dobbiamo andare a rimontare, ricollegare il connettore della freccia in posizione e con tutti i suoi relativi collegamenti di fili. Ci andiamo nuovamente a passare il filo dietro come stava prima, ecco qua, e poi andiamo a installare la calotta direttamente sullo specchio. Ci tiriamo fuori questi connettori, ecco qua. Prima di agganciare, vediamo di trovarci tutti i ganci nella sua sede originale e piano piano ci agganciamo tutto lo specchio, tutto il telaio dello specchio. Una volta assicurati che tutti i ganci, sia quelli di sopra, questo qua nel buchetto, questi qua e tutti gli altri ganci, sono ben allineati, ci andiamo ad avvitare quella vite che abbiamo svitata prima, e sarebbe questa vitrella qua con la vite stilla. Ok, e ci andiamo a rimontare nuovamente il motorino dello specchio. Ok, una volta agganciato, prendiamo la sua vite originale e ce l'andiamo a serrare sempre con il chiavino uscito di rotazione. Ok, prima di montare lo specchio, semmai vi consiglio di controllarvi il funzionamento del motorino e controllarvi la freccia. Adesso ci andiamo a controllare. Ok, la freccia è collegata e funziona.
Questo qua è il funzionamento del motorino dello specchietto, sopra e sotto, destra e sinistra. Ok, adesso posso tranquillamente anche andarci a montare lo specchietto. Per il montaggio dello specchietto ci andiamo ad allocare questo connettore, questa predisposizione qua con il filo nella sua sede, e ci andiamo a collegare nuovamente questi due connettori per quanto riguarda la resistenza dello sbrillamento dello specchietto. Fatto ciò, ci andiamo a innestare uno e due attacchi in questi due ganci che stanno qua, uno e due. Ce li riportiamo così nella sua sede e una volta fatto ciò ce l'agganciamo. Perfetto. Ecco qua ragazzi, e questo qua è il lavoro finito sullo specchietto destro. Questo qua invece è l'effetto con la freccia attiva. Una volta lo specchietto, ecco qua. Ok, montato qua. L'abbiamo anche montato su quest'altro specchietto. Che ve ne pare? Questo qua è l'effetto alla luce del giorno. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così da essere sempre attivi sui miei nuovi video e accessori per la nostra macchina. E che dirvi, ragazzi? Al prossimo video. Ciao ragazzi, grazie.